sotto gli occhi quello che sta accadendo negli ultimi mesi sulla tratta ferroviaria dal Mugello, Pontassieve, Firenze sul piano dei treni. Non è una situazione semplice perché abbiamo riscontrato ritardi dei treni dei pendolari spesso e ci siamo trovati a segnalazioni della mezz'ora, anche dell'ora di ritardo nell'arrivo. Insostenibile, perché noi ai gestori di RFI diamo 260 milioni l'anno e 260 milioni impongono che il servizio debba essere seguito per bene. Se c'è un orario si rispetta. Stamani è stato una cosa incredibile. Io dalle segnalazioni di 5 sindaci, quindi pensate tutta la popolazione, alle segnalazioni di singoli pendolari, uno quasi piangeva, mi diceva al lavoro mi hanno minacciato il licenziamento perché sono arrivato prendendo il treno alle 6:30 la mattina, arrivato a Campo di Marte alle 10:24. Non è accettabile. Io a Rete Ferroviaria Italiana dico non è accettabile e io applicherò le penali perché quando l'amministrazione pubblica da 260 milioni per gestire un servizio e ci si trova che per andare da Dicomano a Campo di Marte 4 ore non è accettabile, pagheranno le penali previste dal contratto.